Ed eccoci alla seconda e ultima parte della puntata di oggi. Tradizionalmente in questo giorno della settimana dedicato al mondo delle tasse, cioè davvero di tutti i gusti oggi, tra lo sblocca Italia, legge di stabilità, il TFR in busta paga. Subito la presentazione della squadra. Accanto a me qui nello studio di Milano il professor Andrea Ballancina dell'Università del Piemonte Orientale, volto amico della nostra trasmissione. Ben ritrovato professore. Buonasera. Un altro volto amico è quello del dottor Giambattista Baccarini della FIAIP, che dovrebbe essere collegato per noi da Roma. Ben ritrovato, dottor Baccarini. Buonasera, grazie anche a lei. Allora, dottor Baccarini, le lascio subito un compito che è del tutto complicato, di spiegarci cosa sta succedendo sull'IVA per quanto riguarda le case, perché abbiamo letto che sui bonus delle ristrutturazioni l'IVA è passata dal 10 al 4%, quindi diventava tutto più conveniente per quanto riguarda, ne abbiamo parlato anche lunedì, del bonus per l'acquisto degli elettrodomestici e dei mobili. In realtà sembra che questi vantaggi siano durati lo spazio di un mattino, perché già sembra che si riporterà l'IVA al 10%. E addirittura per chi comprava casa da un'impresa di costruzioni l'IVA invece passava dal 4 al 10%. Abbiamo capito che anche questo torna indietro. Erano tutte delle mosse, vari emendamenti nelle commissioni per cercare di rilanciare il mercato immobiliare che lei conosce così bene. Allora, compito, dicevo, affatto facile. Ci spiega esattamente cosa sta succedendo e in questo momento a che punto siamo soprattutto? Sì, la questione è in questi termini, ovvero praticamente è stato previsto ieri in Commissione Ambiente un emendamento nel quale prevedeva appunto l'abbassamento dell'IVA dal 10 al 4% relativamente ai lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Provvedimento, se vogliamo, favorevolissimo e quindi anche comprensibile. Di fatto però questo provvedimento è stato immediatamente dopo, è stato compensato con, perlomeno queste diciamo sono le voci che circolano in Commissione Ambiente, è stato dicevo compensato con l'innalzamento dell'IVA dal 4 al 10% relativamente agli acquisti di nuove costruzioni e questo va a penalizzare fortemente il comparto immobiliare, più nel dettaglio il comparto legato alle nuove costruzioni. Quindi il disegno, diciamo, noi lo registriamo in maniera molto negativa, è il solito gioco delle tre carte, lo definiamo anche un balzello, o meglio un balletto schizofrenico, che purtroppo crea solo incertezza, incomprensione, confusione, che già appunto ce n'è tanta, e questo, ripeto, va a creare ancora di più una disarmonia e una disaffezione per chi si appresta all'acquisto della proprietà immobiliare. Come andrà a finire, Baccarini, secondo lei? Si tornerà tutto alla situazione ante modifiche in Commissione Ambiente, secondo lei? Quindi l'IVA al 10% per quanto riguarda le ristrutturazioni e l'IVA al 4% per l'acquisto direttamente dal costruttore? Ma noi siamo molto cauti nel fare previsioni, però il problema è sempre uno, che è legato alla mancanza di copertura nelle casse dello Stato. Questo retromarcia che è avvenuto dalla parlamentare Braga testimonia il fatto che probabilmente la ragioneria dello Stato o diciamo la tesoreria o il Ministero dello Sviluppo Economico probabilmente hanno avvisato che mancava copertura. In più c'è anche un problema legato alla comunità europea, in quanto c'è un limite del 5% dell'IVA e quindi ci necessiterebbe una deroga anche in questi termini. Quindi c'è una problematica sia di natura di copertura che tecnica da parte appunto del nostro governo, e quindi presumibilmente sì, la sua domanda, si tornerà alla situazione di prima. Adesso stiamo a vedere, perché c'è tempo fino al 12 di novembre, se non ricordo male, per la conversione dello sblocca Italia, e ogni giorno stiamo registrando delle modifiche. Un'altra delle modifiche che era abbastanza bizzarra riguardava una norma a cui avevamo dedicato grande attenzione anche qui all'interno dei vostri soldi, che era una serie di sconti fiscali per chi comprava una casa nuova o comunque sotto determinate caratteristiche a livello energetico e poi l'affittava a canone concordato. Anche una trasmissione come la nostra era già pronta a dire magari riusciamo a risuscitare il canone concordato, che in un momento di crisi dei mercati, tanto non vi dico cosa sta dicendo il professor Balancini, che in effetti non era una cattiva
cattiva idea per 8 anni si avevano degli sconti fiscali. In realtà anche questo sembra essere decaduto, però sembrava poi che questi sconti fiscali spettassero un po' a tutti, anche a chi comprasse la prima casa di proprietà. Anche qui le chiedo, Baccarini, non è decisamente facile, ci spiega esattamente a che punto siamo in questo momento con questi sconti fiscali, che comunque non sono affatto indifferenti? Stiamo parlando per 8 anni, il 20% del valore della casa? Sì, le agevolazioni fiscali sono molto interessanti e, ripeto, nel suo intento, nel suo indirizzo, il decreto Sblocca Italia è molto positivo e favorevole. Il problema è l'ambito di applicazione, che è molto ristretto, anzi direi restrittivo, in quanto per esempio questi incentivi fiscali per chi acquista l'immobile e lo destina a locazione prevede dei criteri molto restrittivi, appunto, cioè prevede un canone calmierato, un canone agevolato, ma una durata di 8 anni. Capite bene che chi stipula un contratto a canone agevolato deve poter indicare nello stesso contratto la durata prevista per quel tipo di contratto, che è 5 anni non 8, quindi necessiterebbe un'armonizzazione dei criteri, oltre al fatto che l'appartenenza dell'immobile alla classe energetica A o B, cioè una classe molto elevata, di fatto preclude la possibilità di usufruire di queste agevolazioni fiscali a molte persone, a molti acquirenti, in quanto sono pochissimi oggi gli immobili in classe A o B. Da qui il ragionamento sugli incentivi fiscali, l'emendamento che aveva in una prima battuta eliminato il vincolo locativo e quindi dando la possibilità anche a tutti, diciamo anche chi acquistasse la casa per andarci ad abitare, di poter usufruire di queste agevolazioni fiscali, ripeto, molto interessanti. Questo sì che avrebbe sicuramente dato una spinta propulsiva decisa alla ripresa del mercato immobiliare. Purtroppo poi subito dopo è avvenuto la retromarcia, quello che un po' è accaduto per l'IVA di cui abbiamo parlato in precedenza, ovvero questo vincolo locativo è stato reinserito, e quindi mi chiedeva a che punto siamo adesso, che il vincolo locativo è inserito però con l'introduzione di un correttivo, ovvero la possibilità di poter interrompere questo contratto di locazione purché il proprietario si impegni a riaffittarlo entro un anno e purché non sia una causa imputabile al proprietario stesso l'interruzione della locazione. Sempre quindi con un canone concordato, ci sta dicendo Baccarini? Sì, sempre con un canone concordato. Quindi non a canone è libero. Per concludere questa parte dedicata al mondo della casa, il 16 ottobre trascorso da poco è già possibile fare un bilancio. Stiamo vedendo anche oggi un importante quotidiano faceva il punto sulle aliquote dell'IMU, è veramente ognuno per conto proprio per quanto riguarda i comuni. L'85% infatti ha aumentato l'aliquota dell'IMU, è già possibile fare un bilancio in vista di quella che è una promessa che però non ha trovato nessuno spazio nella recente legge di stabilità, e mi riferisco alla tassa unica sulla casa, che dovrebbe consentire una maggiore chiarezza dopo la giungla degli ultimi mesi. Baccarini. Sì, anche qui navighiamo un po' nel vuoto, nel senso che la legge di stabilità nelle sue intenzioni, ripeto, sono positive, perché la local tax, così come viene definita la tassa unica sulla casa, è sicuramente da valutare in maniera favorevole. Il problema è che nella prima stesura, per esempio, della legge di stabilità non era prevista la local tax, anche se il consigliere economico di Renzi ha garantito che entro 2 mesi ci sarà questa risistemazione della fiscalità immobiliare e quindi noi siamo preoccupati da un certo punto di vista che la promessa venga mantenuta, e dall'altra auspichiamo che effettivamente ci sia un'unica tassazione. Si ricorderà la volta scorsa, quando venni qui da lei, che proprio le proposi come federazione questa possibilità, cioè di una tassa unica sulla casa che riunisca però non solo l'IMU, la TASE e la TARI, ma riesca a riunire anche tutte quelle altre tasse, tributi, imposizioni fiscali, e mi riferisco alle posti di scopo, all'imposizione relativa al consorzio di bonifica, all'IMS, all'imposta municipale secondaria, anche tributi indiretti sui trasferimenti immobiliari, insomma tutta una serie di tributi affinché ci sia quella certezza della fiscalità immobiliare, che è un elemento, questo sì, che può far ripartire effettivamente il mercato immobiliare. E sappiamo quanto è importante far ripartire il mercato immobiliare, non soltanto per il settore dell'edilizia, che è così stato duramente colpito, ma proprio anche tutto per il PIL. Ringrazio Giambattista Baccarini della FIAIP, che ci ha fatto compagnia da Roma. L'aspetto presto, dottor Baccarini. Grazie.